Sento la gente che parla. Ehi, buone notizie! Dicono che il nuovo studente che arriva oggi è un vero bonazzo! Wow! Grande, l'altro giorno è venuto a scuola per sbrigare alcune pratiche, vero? Chissà in che classe andrà. Se saremo vicini di banco dovremmo stare attaccati per condividere i libri. Beh, sembra che andrà nella 2F, dopo andiamo a dare un'occhiata. La 2F si trasferirà un nuovo studente alla mia classe, ecco esatto. La prima campanella ha suonato. Chissà chi è questa nuova persona. Se qualcuno si trasferisce nella nostra classe è sicuramente un segno. È la classe dei nuovi, Mochizuki Ryoji tte imasu. Wakaranai koto o yasashiku oshiete kureruto ureshi na. Ne, kikkou yokunai? Atashi mo so omotta. Beh, non è un aspetto familiare. Chotto anta, koe dekai yo. Yoroshiku ne. Però ci sta guardando. Oh, aspetta, aspetta, cosa è uscito? Credo proprio che stia guardando me. Ecco. Guarda, lo sapevo. Interesse romantico. Tipo mettere la giacca? Ne? Un po' di qualcosa da Keiichi lui. Il secondo a sinistra, quindi quello là davanti. Non me ne frega un cazzo. Ecco, ti pareva. Ecco, ti pareva. Già il bonazzo ci prova. ダメって。まだ食事にも誘ってないのに。食事？アイギス、本当どうしたの？いきなり僕にダメ出しなんて。Eccolo là. 面白い子だね、君。Non ci provare, la bionda è mia. Eccolo, ti pareva. Sembra di no, Maya, mi dispiace. Pomeriggio. Facciamo nuove amicizie? Calmatevi su, solo perché abbiamo un nuovo studente non vuol dire che potete fare baccano. Chi non sta zitto salterà la gita scolastica della prossima settimana, chiaro? Gita scolastica, eh? Bene, ora iniziamo. Dove siamo rimasti l'altra volta? Oh, lasciamo stare, per questo non ho bisogno dei libri. Ho sonno, e sai che ti dico? Dormirò, tanto ormai siamo intelligenti, posso permettermi di fare quello che voglio. Mai è innamorata di me, io non me ne sbatto le balle. Faccio quello che voglio, la scuola è mia, sono il più intelligente, il più coraggioso e il più affascinante di sta cazzo di scuola, io posso farlo. Me lo posso permettere io. Voi no. Ormai noi siamo dimenticati, nessuno se ne frega nulla di noi. Ecco, ti pareva. Io che c'entro, scusami, Maya. Domo. それじゃあ僕はこれで. A domani, nuovo compagno. E questa sarà l'occasione per parlare io con lui. Tutte? Beh, non proprio, però.
Certo, tesoro. Ovviamente, non esistono i bidelli qua. Vai, inizia pure ad andare allora. Ma non è neanche arrivato. Che voto gli alzi, scusami. Mi aiuti a trovarla all'aula di musica? Andiamo, va. Non che io me lo ricordi dov'è. Dai, ora rivelami tutto, dite. Dai, rivelami il tuo vero segreto. È un segreto. Ne dubito altamente. Vuoi suonare anche tu il piano? Sì. Se proprio devi, vai pure. Sai suonare? Direi che sa suonare. Aveva un suono familiare, ma non mi ricordava nulla. Cioè, l'ho sentito da qualche parte una roba simile, ma non mi ha detto nulla. Se questo è il momento adatto per fare amicizia, certo. Comprati un cane. Piacere di conoscerti. Ecco, appunto. Ecco, così mi scrivi ogni giorno, vero? Ma io non ho un cellulare. D'accordo, tieniti da un foglio. Ma scusami, su cosa glielo stai scrivendo il messaggio? Che non è il telefono, scusa. Vabbè, gliel'avrà passati sul contatto della scuola, penso. Quasi tutto ormai. Ho fatto fare il giro della scuola a Ryoji e sono tornato al dormitorio. C'è qualcosa in lui che non riesco a togliermi dalla mente. Tutte le statistiche delle persone in uso sono salite di uno. What? Perché? Okaeri! Che si dice cosa? Che ne pensi di quel Ryoji? Va in giro a chiedere di uscire a qualunque ragazza incontri. Cavolo, vorrei avere il suo coraggio. Oh no, un altro. Beh dai, è stato un buon premio d'altronde. Speravo che tu fossi di sopra, maledetto. Ma io adesso, se Junpei non va di sopra a leggere, cosa mi è rimasto da fare? Hai sconfitto il seguace della tempesta e ottenuto il tarocco della luna e sei andato nel Tartaro. Può essere un'opzione, ma tanto vale aspettare come al solito. Potrei andare in sala giochi, è vero. La sala giochi è un costo che all'inizio non potevamo permetterci, ma 3000 passa yen per aumentare le statistiche di una persona potrebbe essere un investimento interessante ora. Aumenta la forza della persona equipaggiata. Ok, la forza. Il che vuol dire puntiamo a persone importanti da aumentare allora. È un investimento da 2000 yen. Andiamo. Ho giocato al gioco combattimento Punch Boxer. Diretto, diretto, jab, diretto, montante. Ho dovinato l'avversario. La forza della persona è aumentata di 3. Madonna mia. Sto Siegfried lo facciamo diventare una bestia fino all'endgame. Buongiorno. Ho sentito che oggi torna Kirijo Senpai. Mi fa piacere sentirlo. Immagino.
Cosa dovrei dirle? Non mi sorprenderebbe se non avesse voglia di parlare, però. Beh, noi abbiamo abbastanza intelligenza adesso, quindi potrebbe essere il momento adatto per iniziare a parlare con lei. Per oggi le lezioni sono finite. Ryoji San è pericoloso. L'ho rianalizzato e non ho trovato niente di insolito. Tuttavia ho un brutto presentimento su di lui. E se lo dici tu, dovremmo iniziare anche Bebe. Dovremmo iniziarlo. E dico dovrei perché se un giorno non abbiamo Keisuke, Ayase o Fuka o Yukari o anche Mitsuru, dobbiamo riuscire comunque a occupare la giornata in modo intelligente. Andiamo e iniziamolo. È da tanto che non ci vediamo, immagino. Nubes. Egurikomuyoni Nubes. Lo studente straniero incontrato in libreria è impegnato a cucire. Dovrei salutarlo. Yaya, bonjour, kuruhonya buri desu. È da un bel po', eh. Sobi kite kureta. Sesha, ne mimi ni mimizu no oyorokubi desu. Che fai? Sai sai ho. Sai ho no shugyo chu. Vuoi diventare uno stilista? Sesha, fashion doukoukai nite saihou no michi o kiwamento shiteru de gozaru. Onushi mo issho ni nasaranu ka? Sukko tanoshii desu yo. Tanoshii. Negawakuba, sesha no doukoukai ni nao tsuranete. C'è poca gente? Sono in tutti i club della scuola io. D'accordo, va bene. Sore wa makoto desu ka? Katajike no. Nakamaga fuete de ureshi. Sesha, koko ni wa ka, sui, kin to iru desu. Che novità, eh? Mae wa hairenai koto mo aru desu. Chi l'avrebbe mai detto? Sesha, nihonjin rashiku nai tame nano ka, kokoro no tomo ga dekizu, hitori pocchi de kokoro motonakatta. Saredo, onushi ga mairareta. Beh, allora spero di incontrarti con Koromaru in giro, che così la facciamo easy veloce questa nuova confidant. Lui che cos'è? La temperanza, ok. Nanji Vavaro. Ogni volta creerai una persona dell'arcano della temperanza. Lo studente straniero. Wow, mo kaeru no naku jikan desu. Sore ja, au revoir. Au revoir. So da. Nihon no wakare no aisatsu wo go kyōjū negaitai desu. Wakare no aisatsu. Beh, non è che c'è un modo intelligente di salutare qualcuno, quello che ti sente. Arrivederci. Un drammatico tornerò. Questi due mi sanno tanto di meme. Questo sa tanto di JoJo reference e questo di qualche cagata incredibile. Gatten shōchi. I'll be back. Mi aspettavo qualcosa di più. Perché mi suona familiare? I'll be back. Ce l'ho in testa qualcosa, ma detto così, in modo suo, non mi suona familiare. È una scatola su un balcone, sembra il prodotto ordinato, lo so, vediamo. Bambola giapponese. Che poi io tutti sti regali ce li ho, ma non li cago mai. È appena tornata al dormitorio, sembra molto stanca, è andata dritta nella sua stanza senza dire una parola. Sei in ansia? Preoccupata? No, non esattamente. Come dire, mi sento responsabile per quanto accaduto. Beh, ti immagino. Oh, Fuka, tu che sei bravina con le piante. Andiamo di sopra, andiamo a occupare il tempo? Certo, non aumenterei nulla, ma almeno facciamo delle piante migliori, visto che quei pomodori ci mettono un sacco. E spero che ne valgano la pena a questo punto. Beh, manca anche poco. 3 giorni, eh? Grazie alle nostre cure sembra che avremo un ottimo raccolto. Speriamo. Sarebbe stato bello vedere cosa usciva con Shinji con queste piante, però almeno abbiamo avuto gli spinaci e gli spinaci erano tanta roba. E siamo già a metà della luna. Sento la gente che parla. Hai parlato con il nuovo studente? Non è carino? Sì, Mochizuki-san, giusto? È così dolce e affascinante. Sembra anche ricco. Voglio provarci davvero stavolta. Non vale, c'ero prima io. Tanto è innamorato di me, sciacquette. Andate via. Vediamo chi è disponibile oggi. Abbiamo tutta una sfilza di gente nuova qui a scuola. Abbiamo Ayase. Da una parte Ayase vorrei farlo già adesso. Il problema è che se è come penso che la sua persona finale è LL, almeno dobbiamo essere all'80 per averla, di sicuro. Quindi la scelta è o facciamo gente nuova o facciamo gente un po' più importante. Io porterò avanti Yukari. Oh, Star-kun, pensavo di fare un salto al centro commerciale Paoloni.
vieni? Ma certo, andiamo. Grande, andiamo. Volevi fermarti da qualche parte? Magari ci prendiamo un tè prima di fare shopping. Ma certo. Che farmaci hai bisogno? Dimmi. Vai, 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 tranquilla. Tua madre? Moshimoshi. Nani? Dakara nani? Hayaku shite yo ne. Fusakenai de yo. Nani sore? Otousan no kimochi wa? Vuole fidanzarsi di nuovo. Wakatta. Katte ni sureba ii desu. Facile da intuire. Nanaku shinai de. Vai tranquilla. Ovviamente la domanda più importante è: stai bene? Ovvio, era la cosa più importante da chiedere. Era talmente facile da intuire. Soprattutto dopo adesso che abbiamo visto com'è andata veramente la cosa, diciamo, è quasi questo giro più giusto come abbiamo fatto adesso. Ah, ci mancherebbe. Bravissima. Sì, questo ok, ma non devi fare tutto da sola. Hai degli amici, puoi contare sugli amici, ovviamente. Andare a testa alta non vuol dire per forza fare la tua vita sempre solo da solo. Quando vuoi. Ciao, com'è andata oggi? Come vuoi che sia andata? Junpei, però vai di sopra a leggere, per favore. Davvero, mi faresti un favore se lo facessi? Oggi c'è spazio nel frigo, mettiamoli in fresco. Sai qual è una cosa buona che aveva fatto il presidente nonostante tutto? Ci aveva regalato l'ovetto. Qualcosa di buono l'ha fatto. Ha fatto anche cose buone. Scusami, non ti avevo visto, io stavo andando fuori. Che è? Dimmi tutto. Tanto non è che abbia niente di meglio da fare. Oh, Star-san, so che sei occupato, ma avresti del tempo per venire con me stasera? Beh, in teoria penso di sì, andiamo. Grazie, non sapevo se sarei stato in grado di andarci da solo. Vorrei andare in stazione a Port Island, se ti va bene. Certo, andiamo. Come mai di qua? Ah, volevi vedere... Ah, ok, pensavo volevi vedere di nuovo questo posto. Un liquore, un tè particolare? Andiamo a controllare. Sì, è là in fondo, vai tranquillo. Ci ho fatto anche una missione. Ignorali, lasciali fare. Ci penso io. Almeno mia madre non bazzica di notte da queste parti come te. Non ci badare, lasciali in pace. Eccoci qua, bravo ragazzo. Dai, spero che ce lo facciano vedere l'interno a sto giro. Hai fatto un po' di ricerche, bravo. Hai fatto benissimo.
開けてくれるといいけど。Ah, tranquillo, ci ho fatto una missione, uno abbastanza simpatico. E ovviamente non lo vedremo mai. A quanto? Sei proprio un bravo ragazzo. Tu il caffè, lei il tè. Le piacerà di sicuro. Bravo, bella pensata. Hai fatto la scelta migliore. Sì, è prima che qualcuno rompa le balle. Ah, ok. No, scusami. Stavo guardando più in fondo e pensavo che ci fosse qualcosa. Invece sta guardando la zona dove è morto Aragaki. Qualcosa non va? Certo che lo sai anche tu cosa non va. Lo sai anche tu cosa non va. È inutile che glielo chiedi. Nah, non ti preoccupare. Che è giusto così? Vabbè, non c'era molto da sforzarsi, eh. Beh, è già qualcosa. Continua così allora. Faccio di tutto per loro, ci mancherebbe. È grazie a te. Ci credo. È questo ciò che pensi? Tutto il tempo che vuoi. Beh, effettivamente, è novembre. E tu sei coi pantaloncini. Forza, entriamo, va? Ho ascoltato che cosa ha escogitato Amada mentre tornavamo al dormitorio. Sento di aver aumentato il mio fascino, ma... ormai siamo... splendenti. È già novembre, gli studenti del terzo anno stanno studiando come dei pazzi. Non temete, il prossimo anno toccherà anche a voi. Già, vi vedo strapparvi i capelli. Comunque oggi fa freddino, ma non c'è bisogno del riscaldamento. Ora vi spiego il perché. L'inverno deve essere freddo, bisogna apprezzare la temperatura invece di maledirla. E questo è lo stile giapponese, chiaro? No? Vero? Come disse un tempo Seishu Nagon nel famoso Makura no Soushi, l'inverno mattina presto. Vediamo, Star, cosa stava descrivendo in maniera così essenziale? Di sicuro non le istruzioni, il momento preferito dell'inverno. Allora ogni tanto ti applichi pure tu, ma se sono il genio incompreso della scuola, dai. L'autrice stava scrivendo il suo momento preferito dell'inverno, è famosa per aver scritto cosa le piace, cosa no e altre osservazioni. L'autrice ammira ciò che la neve rappresenta, la bellezza del gelo invernale. Invece di maledire il clima rigido, ne apprezza le qualità positive. Oh, com'è meravigliosa la cultura giapponese, al contrario dei giovani d'oggi. E se pensate che i miei capelli siano grigi, ricordate che alla fine diventerete come me. Ha ragione. Ah, sei rimasto in classe, vedo, eh?
Guarda, lo immaginavo, già che eri lì fermo, avevo già capito qualcosa, però prima dammi un secondo, devo parlare con Junpei. A volte vado verso l'ospedale senza rendermene conto, oggi è uno di quei giorni. Chidori, perché? Hai i fiori, vai a darglieli. Allora, non penso sia un nuovo confidant visto che aveva 3 punti esclamativi. I cellulari sono comodi, vero? Comunque, che fai oggi? Vorrei invitarti a fare un giro, ti aspetto in classe. Quindi penso sia un personaggio di storia, immagino. Oh, Phoenix-kun, hai da fare. Più tardi esco con delle ragazze, ma credo che alcuni dei loro amici vogliano parlarmi prima. Ragazzi gelosi. Forse possiamo andare tutti assieme, non sarebbe molto più divertente. Credo mi stiano aspettando sul tetto, vuoi venire anche tu? Ryoji mi ha invitato con lui, potrebbe essere un'ottima occasione per conoscerlo meglio. Dovrei passare il tempo con lui? Sì, perché ti voglio nominare. Ottimo, andiamo allora. Ecco, ti pareva. Hajimemashite, kana? Sore de boku ni yo tte? お前、俺らの女に手出してんじゃねえよ。涼二君とか言われて浮かれちゃってさ。で、手当たり次第に声かけるとか、そういうのやめてほしいんだけど。Magari dovreste essere dei fidanzati migliori. Certo, lui è bellino tutto quanto, però. ごめん。どの子のことかわからなくて、向こうから声かけられることも多いし。バカにしてるのか？気を悪くしたなら謝るよ。でも別に手を出したとかじゃ、ちょっと食事の約束をしただけで。それが手出したってんだよ。困ったな。約束したのは彼女さんたちの意思で、僕から勝手に断るのは。Ha gettato? Allora, questo è il significato di aggettare. Sporgere in fuori, detto soprattutto in elementi architettonici come cornici, bozze, eccetera. Credo ci sia un errore di scrittura qui. Se va avanti così, Ryoji finirà nei guai, dovrei intervenire. Non se ne rende conto, è stupido. Lasciatelo in pace. Sono quello intelligente. Oh, bravo, uno col cervello. Sapessimo quali sono. No, vai tranquillo. La mia ragazza mi vuole troppo bene. È dura essere popolari, Bravo ragazzo, hai imparato qualcosa di nuovo oggi. Ehi, avevi bisogno di una mano? Io sono venuto. Posso aggiungere, è una stupidata adesso, non c'entra nulla. Ma io ho imparato negli anni, giocando appunto i giochi giapponesi, Umi, Yami, cosa volessero dire questi nomi nelle carte di Yu-Gi-Oh! Nelle primissime versioni c'era due carte terreno che si chiamavano appunto Yami e Umi. Tu pensi che da bambino quelli siano nomi scelti appunto per le carte? In realtà erano i nomi giapponesi di oscurità e oceano. Era una stupidata perché lui ha detto Umi, adesso mi ci ha fatto pensare. Chissà perché. Sì, soprattutto quando sei tanto giovane, magari ti fai strane idee, queste cose qua. Poi è un attimo, vedi che il tuo ragazzo non ti dà troppe attenzioni, vedi che un altro ragazzo è più gentile, più carino, più portato nei modi. È un attimo, soprattutto quando sei giovane.
Stai lontano dalla mia, eh. Certo, sì. Non lo so, però. やっぱり僕はまだ知らないことばかりみたいだ。ここから見える景色、街で暮らす人たち、学校のみんな、君の思ってること、僕はもっとよく知りたい。この世界のことをね。 Impareremo tutto quello che vuoi. Dai, cosa mi regali? Bene, conosco un bel po' adesso. E le ragazze, scusami, non dovevi andare con loro? Ho passato il tempo con Ryoji e poi ho fatto ritorno al dormitorio. Sento di comprenderlo un po' meglio. Tutte le statistiche delle persone che ha usato salite di 1. Ah, che bello! Non mi ricordo, aspetta, c'era una persona in persona 5 che uscendoci ti aumentava le statistiche. Forse era proprio Maruki e Kasumi, che loro ti aumentavano HP e gli SP. E tu quando è che vai di sopra, porca miseria? Ma Mitsuru, ho capito tutto quello che vuoi, però quando è che fa ritorno? Ah, ciao, scusami, pensavo... lo immaginavo, né tantomeno per vivere, signora mia, lo so, ha ragione. Vabbè, visto che oggi non c'è nessuno, spenderò il mio tempo in modo intelligente. Oh, che già avere uno di statistiche in più a tutti quanti, mica male. Certo, mi ha aumentato anche persone magari un po' meno utili, tipo Ganesha, che in questo momento... Che a parte che in realtà ho appena notato che 52 di fortuna, porca miseria. Vediamo oggi cosa possiamo aumentare. Di nuovo la forza, ok, Siegfried ci sta. La forza della persona è aumentata di 3. Minchia, se riusciamo a fare un Siegfried già al 99 di forza sarebbe tanta roba. Giorno, ehi, per caso hai parlato con Mochizuki-kun? Un po'. Ah sì, credi di poterci andare d'accordo. Sembra molto affettuoso, all'estero è normale. Mamma mia. Ehi, ciao Takeba-san. Oh, buongiorno anche a te, Phoenix-kun. Oh, ciao, buongiorno Mochizuki-kun. Ti prego, chiamami Ryoji. Visto che mi sono trasferito in un momento così assurdo, speravo di poter conoscere meglio tutti quanti. Oh, capisco. Cambiare scuola così spesso deve essere una seccatura. Ah, non posso negarlo. Ormai dovrei esserci abituato, ma è sempre dura dire addio ai nuovi amici. Ci si sente soli, se capisci cosa intendo. Allora, che ne dici farmi compagnia per un po'? Mangiamo un boccone da qualche parte? Eccola là che se ne va. Yukari-san, ehi, aspetta. Ad Aegis lui non piace. Però adesso la... Ehi, stai lontana dalla mia robottina. Allora, chi è disponibile oggi? Fuka, Bebe e di nuovo Ayase. Ma io andrei avanti anche con Ayase, solo che Ayase è disponibile anche in altri giorni, mentre Fuka è un po' più ristretta la cosa, quindi... Fuka o Bebe, uno di loro due. Allora, come papessa abbiamo Kikurime. Questo era anche un boss di una missione in Persona 5. E ha una sola debolezza, non è neanche male, sai? Beh, a vederlo adesso, Dai Joshu è una bella persona magica, però con una sola debolezza poteva essere anche una persona da carica e potenziamento e concentrazione, volendo. E non abbiamo persone nuove della papessa, va bene, prendiamone una. Allora, Fukina. Ah, Star-kun, stai andando a casa. Avrei bisogno di nuovo del tuo aiuto se hai tempo. D'accordo, basta che non mi mandi all'ospedale. Ci sono appena stato. Davvero, torniamo in cortile. E vedo che è bello esattamente come l'altra volta. Io non ci giurerei. A giudicare dall'aspetto sembra che sia migliorata. L'assaggerò. Beh, oddio. Oh, Morgana. Lady Anne. Guarda, se sei confidente nelle tue abilità, daglielo. A sto punto. Vieni, Micio. Ci sarà delle omelette, dai, dagli quello. Adesso scappa.
È spaventato per la tua bellezza. Oh no. Forse, allora, finché te lo dice una persona, magari uno ci rimane male, però vabbè, quelli sono anche gusti a volte, ma se te lo dice un animale, che l'animale è proprio istinto, ci rimane un po' male, forse. È il sapore? Ci sono già stato ieri, nella vita reale. Potremmo usarlo in battaglia. Dai, un boccone non mi ucciderà, spero. Ma sì, hai altre proprio pat sulla testa, hai altre qualità. Lo fai già, ti preoccupi per tutti. Ho capito, però. Ma sì, dai, si migliora sempre con l'impegno. Fuka cerca di essere premurosa con me. Siamo diventati più intimi. Più intimi di averla vista in un video in costume in cui usava una fascia per dimagrire? Vai tranquilla. Oh, se questa è la richiesta, certo. Vai tranquilla. Senti, posso portarlo via? Lo lanciamo contro un'ombra. Non sprecare troppi soldi, però vai su robe semplici a sto giro. Ho salutato Fuka e sono tornato al dormitorio. Oh, salve. È una mia impressione, Junpei. Sembra dispiaciuto per qualcosa. Sta borbottando da un sacco di tempo ormai. Secondo te è per Chidori-san? Beh, forse è meglio lasciarlo stare finché non capiamo cosa lo turba. Cioè, è azzeccato, quindi... Quello che ho piantato sul tetto dovrebbe essere pronto, d'accordo. Allora, intanto vediamo il frigo. Si è raffreddato abbastanza, peccato. Ci speravo che qualcuno se lo mangiasse. Vediamo sti pomodori se ne valgono la pena. Anche perché è vero, mi sono appena ricordato che avevamo letto il libro per raccogliere più roba. Pomodoro giallo 5, pomodoro giallo grande. Oh, HPSP, cacchio. Aspetta un attimo, sì. Voglio vedere quanto però. 150 HP e 50 SP. È tanta roba. E questo invece 130. Che comunque. Quindi direi, anche se ci mettono tanto, i pomodori sono una buona opzione. Ci mettono davvero tanto. Però sono solo 3 giorni in più degli spinaci. Piantiamoli e vediamo di raccoglierne ancora un po'. Che tra l'altro mi sono appena reso conto, dai Joshu con rigenerazione 3. Rigenerazione 3 ne ho 2, che in realtà è dai Soju. Rigenerazione 3, 6% di HP, vabbè, non è granché, eh. Ecco qua Elisabetta. Hai di certo fatto assurgere dai Soju al livello desiderato. Richiesta completata. Non è facile creare un Dai Soju potente e dotato di questa abilità, eppure l'hai fatto senza particolari sforzi. Perché sono bravo. È veramente ammirevole. Applaudo le tue capacità. Ecco la tua ricompensa. Pantaloncini blu. Il matto Loki a livello 75. Eh beh, questo ce ne vuole un po', mi sa. Siamo un po' indietro. Qua inizi a chiedere tanto. C'è ancora un posto che vorrei visitare. Ti andrebbe di... Potresti invitarmi in camera tua? Oh, che carina. Ti aspetterò qui. Beh, non abbiamo niente da fare oggi, quindi... Prima della prossima luna piena rientriamo nel Tartaro o no, secondo voi? Boh. Dai, usciamo assieme. Ah, già, è vero. Solo durante il giorno, scusami, è vero. Quindi, beh, Junpei non c'è in giro. Non lo vedo, quindi io andrei ancora in sala giochi. L'agilità. Sì, va bene. No, ho sbagliato, l'agilità dovevo farlo sull'altro. Vabbè, non importa. Ho eseguito le derapate al limite, ottenendo un nuovo tempo record. Beh, agilità aumenta di 3. Sabato. Eccolo qua, Junpei. Ciao, Phoenix. Buongiorno, Phoenix-kun. Buongiorno. Ehi, secondo me voi due
Ehi, secondo me voi due potreste andare d'accordo. Voleva sapere qualcosa di più sul Gengokuan, per cui era mio dovere condividere con lui tutta la mia saggezza. Comunque, è un tipo a posto. Grazie per avermi aiutato, Junpei-kun. Grazie soprattutto per aver condiviso la classifica delle 10 pupe migliori del liceo Gengokuan. Shh, abbassa la voce! Se ti sentisse, Yucatan, la mia reputazione finirebbe nel cesso. Non ha già toccato il fondo? Amico, non girare il coltello nella piaga! È che la gente non mi capisce, ok? Voi due siete molto simili, eh? Spero che saremo buoni amici anche noi, Phoenix-kun. Ci siamo trasferiti entrambi, in fin dei conti. Certo! Ah, interrogazione, ti pareva? Oh no, di nuovo tu, basta! Iniziamo la lezione di oggi, ok? Oh, quello lì che c'è scritto lì. Oggi terrò la lezione perché, beh, è meglio che non lo sappiate. Comunque, mi hanno avvisato all'ultimo e non ho avuto tempo per prepararmi. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata una lezione sulla pratica della magia. Che ne dite di affrontare le tecniche della respirazione? Lo so, secondo alcuni la respirazione non c'entra nulla con la magia, ma in realtà sono due cose collegate. Perché la respirazione non influisce solo sul corpo, ma anche sulla mente. Il termine greco antico per la respirazione era pneuma, era considerato un concetto importante nella scienza medica del tempo. In seguito i cristiani gnostici hanno usato pneuma per riferirsi allo spirito umano, un concetto diverso dall'anima. Fu in quel periodo che le tecniche respiratorie vennero riconosciute come elementi cruciali per avere successo nella magia. Potrei farvi ogni genere di esempio sulla loro influenza al giorno d'oggi, come nello yoga, lì la respirazione è particolarmente importante. C'è anche il concetto shistoista, noto come ibuki, vuol dire sia respiro che forza interiore, ed è spesso usato nelle arti marziali. Quindi, come potete vedere, le tecniche di respirazione si sono diffuse nel mondo grazie al potere della magia. Ma tornando alla pratica, lasciate che vi mostri la respirazione Dan Tian. C'è chi dice che questa tecnica fosse praticata dallo stesso Gautama Buddha quando era sulla Terra. È un esercizio respiratorio che permette di concentrarsi sul Dan Tian, o centro energetico del proprio corpo. Il primo passo è concentrarsi sul Dan Tian corretto, dal momento che ogni persona ne ha diversi. Per questo esercizio concentratevi su quello più basso, all'incirca 3 dita sotto l'ombelico, qua sotto quindi. Perché una zona apparentemente casuale del nostro corpo è tenuta così in grande considerazione al punto da avere un nome specifico? Perché il Dian Tian è il posto in cui si può caricare la maggior quantità di energia del corpo. Una volta iniziato l'esercizio, noterete che l'energia diretta lì non può essere percepita in altre parti del corpo. Questo perché il Dian Tian assorbe la vostra energia spirituale, rafforzando ulteriormente il corpo e la mente. Proviamo a fare un po' di respirazione Dian Tian. Per i principianti può essere utile posizionare la mano sulla zona corretta, aiuta a mantenere la concentrazione. Una volta individuato il Dian Tian, potete iniziare a respirare. Immaginate che l'aria risucchiata con il diaframma si concentri nel Dian Tian. Poi, altrettanto deliberatamente, espirate dal naso. L'obiettivo di ogni respiro è concentrare l'energia del Dian Tian finché non lo sentirete rigidirsi. A quel punto dovrete espirare. Ripetete la procedura quante volte desiderate. Tutto qui. Oh, a parte un dettaglio importante. Eseguendolo correttamente non dovresti sentire alcun dolore. Dopotutto, per farla breve, state solo ispirando ed espirando. Pertanto, se provate dolore, probabilmente vi state scontrando con qualche ostacolo mentale, qualcosa che inibisce la vostra mente. Beh, ho sonno, però era una cosa interessante e quindi dormirò. Onestamente sì, le sue lezioni sono interessanti sotto un certo punto di vista, ma una certa anche basta, dai. Stringiamo il tempo. Ok, mi sa che si risveglia Mitsura sto giro, eh. No, l'ho fatto io. Ma... strano. そうか。すまなかったな。ていうか、忙しそうでしたよ。修学旅行が近いとかで、うちのは2、3年合同だし、生徒会長だって忙しいはずじゃないんですか?旅行か。È l'ultimo dei miei problemi. 旅行する学生の教を急ぐだけだ。先輩まさか旅行行かない気ですか?ダメですよ、そんなの。ありえませんからね。私、先輩と一度ちゃんと話さなきゃって思ってたんです。話す?正直言うと、私、先輩と二人きりって、 ちょっと苦手なんです。でも、お父さんを亡くした今の気持ち、私すごくわかるから。
Beh, non ti è morto davanti, però sì. Kanke. Iikagen ni shitaku nai desu. Watashi kore kara dou ikiru ka mou kimeta kara. Ripigliati, stronza. Ah, ita ita. Sagashichaimashita yo. Ore, Ryouji-kun. Esatto, scusi, che ci fai qua? Kono timing de kuru ka na. Eh? Demo Yukari-san, kaichou-san o sagashi ni kitan desho? Boku mo onaji desu yo. Tanomare chatte. Kaichou o mitsuke nai to ryoukou o chushi suru zo tte itte mashita. Odagiri-kun, dare ka tanaji tanomu nda kara. Ma porca miseria. Toyu wake de, Kirijou Mitsuru-san, mitsuketa. Shikashi nan toyu utsukushisa desho. Beh. Non è proprio il momento, dai. Tsuboshi Hotel no saijoukai. Anata no imeji ni pittari no yakei ga tanoshimeru restaurant ga aru ndesu. Eccolo là. Yakei? Senpai, koko wa modotta hou ga ii desu tte. Ma porca miseria. Takeba. Kite kurete arigato. Ima wa toriaizu sekinin o hatasu. Are? Icciatta. Henji moratte nai no ni. Toriaizu ka? Nanka nattoku ikanai na. Però non si è risvegliata, eh. Yokattara kondo koissho shimasen ka? Porca miseria. Shirakawa dori atari no. Shoga! Ouch! Shoryugentum! Per oggi le lezioni sono finite. Fammi indovinare, sei stato pestato a morte. Quando le ho chiesto di uscire, Kirijo-san non mi è sembrata ben disposta. Dove ho sbagliato? Forse avrei dovuto invitarla in un altro ristorante. Sembra davvero difficile da conquistare. Fra, lascia perdere. È strano come questa scuola organizzi gite ogni due anni, non trovi? L'anno scorso non ci sono state gite, il che significa che gli studenti del terzo anno non sono andati. Gli studenti del primo anno non vanno in gita, quindi quest'anno la gita è per gli studenti del secondo e del terzo anno. Eh sì, dov'è la mia fidanzata? Bella, eccola qui, madonna mia, con quelle calzine quanto mi sei mancata. Mamma mia, quanto ti amo.